Ai telespettatori di Canale 5 intenti a guardare i programmi del pomeriggio in rosa, potrebbe essere capitato ultimamente di sentire d'improvviso una voce nota, anche se più affaticata del solito, quella di Albano. Ma no, non era lo spot di un concerto o un'ospitata, bensì la televendita di una nota marca di poltrone di cui il leone di Cellino San Marco è diventato testimonial. Albano, comodamente seduto su una poltrona motorizzata, segue le orme di Vilma De Angelis e assolve bene al suo compito, enunciando le qualità del prodotto in questione ed invogliando il pubblico all'acquisto. Non solo. Per rendere più appetibile il tutto, ci mette letteralmente del suo, offrendo in omaggio ai clienti una selezione di vini della sua tenuta, nella quale è ambientata la televendita stessa. I fans, che non sembrano aver apprezzato la decisione del loro idolo di darsi alle televendite, dovrebbero imprimere nella memoria l'immagine di Albano a riposo, perché nella realtà lo vedranno così molto poco. Nonostante l'ischemia che lo ha colpito negli scorsi mesi, a poco tempo di distanza dall'infarto che aveva destato grande preoccupazione, Albano non ha intenzione di mollare il palco. Per questo sono confermate le prime date del suo tour speciale insieme all'ex moglie Romina Power. 28 luglio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 29 all'Anfiteatro La Civitella di Tivoli, il 6 agosto a Santa Margherita di Pula e l'8 all'Arena della Regina di Cattolica.